Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno professor Luca Serianni, Buongiorno. benvenuti a alla presentazione di un libro bellissimo, rispetto al quale c'è molto da dire, molto da discutere, molto da ragionare. Lo ha scritto il professor Luca Serianni, che è uno dei più eminenti italianisti, ha insegnato una vita alla Sapienza di Roma, ha lavorato su tantissime questioni della nostra lingua e sulla storia della lingua italiana. Ha appena pubblicato il professor Luca Serianni per la Terza questo volume, Il verso giusto, 100 poesie italiane. Ed è un volume, ed è quello di cui parleremo oggi, davvero prezioso. È prezioso innanzitutto per la cura editoriale, cioè è proprio bello vedere la pagina, come è stata disposta, l'utilizzo delle note, il tipo di discorso che tiene insieme questa personale antologia di poetica italiana. È preziosa la cura editoriale, preziosa la cura intellettuale. Ecco, questo libro si apre con una breve ma densa e ironicamente consapevole prefazione del professor Luca Serianni, che prova a spiegare un po' il senso di questa selezione, prevede già tutte le possibili obiezioni e polemiche, e con grande arte retorica, con grande arte dell'argomentazione, risponde, no, in punta di penna a tutte le possibili osservazioni, lasciando ovviamente aperto il dibattito, la discussione, rispetto ai criteri scelti, per selezionare queste 100 poesie, della letteratura italiana. Professor Serianni, parleremo, ovviamente di questi criteri, mostreremo quali poesie sono state scelte, quali insospettabilmente escluse, e ne motiveremo ovviamente le ragioni, ma io vorrei iniziare questa presentazione, conversazione con lei, facendole una domanda che è la grande domanda, una domanda che ha una forma di ingenuità apparente, ma che in realtà prova a nominare ciò che a volte ci dimentichiamo di nominare, cioè lo specifico della poesia. La domanda potrebbe essere: perché la poesia è poesia? O meglio ancora, se vogliamo essere un po' più precisi, in che cosa si differenzia la prosa dalla poesia? Ecco, noi diamo per scontato che la poesia esista, diamo per scontato che, conoscendola, frequentandola, sappiamo esattamente che cosa rappresenti il suo linguaggio e la sua misura, ma probabilmente non lo sappiamo bene. Insomma, la differenza tra la prosa e la poesia. Dunque immaginiamo di rivolgere una domanda del genere a un bambino, quindi a chi sia legittimamente titolare dell'epiteto di ingenuo. Il bambino risponderebbe probabilmente che nella prosa, la riga di stampa occupa tutto lo spazio previsto, nella poesia ci sono, nella pagina di un testo poetico ci sono molti bianchi. Risposta ingenua, ma non assurda, perché prescindendo dalla poesia metricamente regolata, no? Un sonetto ovviamente si va a capo dopo ogni endecasillabo, nella poesia moderna e contemporanea gli spazi bianchi hanno un significato preciso e sono vettori di un significato accanto alle parole che sono espresse. Di là da questo, però, c'è anche da dire che nella poesia si investe molto sulle singole parole. Questo è importante anche nella prosa, ma non fino a questo punto. Ogni parola è in una poesia soppesata, carica di valori, carica di significato. E attingendo al mio libro farò due esempi, il primo non tanto ovvio, il secondo invece popolarissimo. Quello non tanto ovvio è di Remigio Zena, poeta genovese, siamo nel secondo 800, poeta abbastanza singolare, abbastanza appartato, che tra l'altro nella sua vita fu magistrato a Massaua, che era stata, in cui era cominciata da pochi anni, dal 1885, se ben ricordo, la colonizzazione italiana. Nella poesia che ho accolto nella antologia si descrive un funerale notturno
nel caldo africano, nonostante appunto la notte, e dice Zena, tra l'altro, l'azzurranza scettica del mare, con un abbinamento. Azzurranza è un insolito nome di colore, ma soprattutto scettico ci fa pensare a una persona, a un essere umano che può essere scettico o no. Azzurranza scettica è un modo per indicare che ovviamente la natura è indifferente al dramma di qualcuno che sia morto. E poi, poco dopo, dice la brezza contumace. Un fresco venticello che non si fa sentire anche in piena notte. Sono elementi che rappresentano un distacco indubbiamente dalla lingua poetica tradizionale. Il secondo e più celebre esempio, naturalmente, è quello di Montale, spesso il male di vivere incontrato, Ossi di seppia, in cui la divina indifferenza stampata con la maiuscola per volontà di Montale. Con i poeti contemporanei dobbiamo valutare anche queste scelte che per i poeti più antichi sono ricostruite dall'editore moderno. Beh, si parla anche della statua della sonnolenza, concentrando in questa immagine il principio della indifferenza definita addirittura divina, chi lo sa, forse un'allusione alla tarassia degli epicurei, all'immagine degli dei esistenti, secondo gli epicurei, ma indifferenti alle vicende del mondo. Già la statua ci parla di immobilità, di indifferenza, no? Possiamo anche usare nel linguaggio comune, ma perché stai lì come una statua quando qualcuno non si muove, non reagisce? Ma addirittura si aggiunge anche la sonnolenza propria del meriggio. Ecco, c'è un investimento sulla parola che va oltre la parola. Siamo portati a chiederci, di là dal significato letterale, che cosa il poeta voglia dire o possa dire. Ecco, questo è un punto chiave. Professore, io ascoltandola, ed è molto bello perché lei è partito in questa risposta a evocare la figura del bambino, il bambino che pone le domande, quelle essenziali, quelle dritte, quelle che gli adulti hanno pudore a porre per timore così di non fare bella figura. Allora, in quest'idea semplice che il bambino direbbe, beh, la poesia è innanzitutto sono gli spazi bianchi che stanno attorno alle parole. Questa idea ci porta immediatamente in un mondo magico. Allora, mi viene in mente quello che la Kabbalah, cioè la tradizione mistica ebraica, a volte dice della Torah. La Torah, quindi, come dire, il Pentateuco per i cristiani, insomma, la Torah, sono importanti le lettere stampate nere sulla carta, ma altrettanto e più importanti sono gli spazi bianchi che circondano la lettera. Anche quelli vanno interpretati, anche in quello spazio bianco, secondo la Kabbalah ebraica, si trova il senso del messaggio divino. Questo ragionamento, questo paragone che dal bambino ci porta ai grandi mistici della tradizione ebraica, tutto sommato, ci porta ulteriormente a questa visione del linguaggio magico. Cioè, nella poesia le parole vengono caricate di significati, esattamente come un mago del Rinascimento poteva caricare di significato un amuleto, oppure un simbolo, e questo carico di significati veniva poi lanciato, gettato, in mano al mondo. Da questo punto di vista, professor Serianni, in che misura nel lavoro poetico è importante il cosiddetto mondo dell'immaginazione, che non è, come dire, semplicemente fantasticheria, ma quel luogo spesso indagato, per esempio dai rinascimentali, che si pone a metà strada tra il cielo e la terra, è il luogo in cui il concetto astratto si fa un po' più concreto e la percezione sensibile invece si astrae e cerca di avvicinarsi al concetto, cioè il luogo in cui terra e cielo si incontrano e che per un istante il significato e il significante diventano un po' la stessa cosa. Cioè la poesia è davvero il luogo in cui si può scatenare una magia? Direi di sì, naturalmente con l'avvertenza che per molti secoli la poesia italiana è stata dominata dal riferimento ai generi, alla tradizione.
Allora, questa particolare scintilla tra significato e significante, la sua rappresentazione fonetica, va ricercata perché in apparenza i poeti tendono a imitarsi, tendono a citarsi, proprio come scelta deliberata. Devo dire che io ho cercato di dare rappresentazione anche ad altre voci rispetto a quelle della tradizione poetica che ha inciso in modo molto notevole per tanti secoli. E le altre voci sono voci che non ci parlano solo dell'amore infelice, questo è uno dei temi poetici tradizionali. Sembra che tutti gli amori debbano andare a finire male, se non vanno a finire male, allora non c'è materia poetica. Però uno dei testi dei primi secoli che ho scelto, che secondo me il testo più divertente dell'antologia è il Contrasto di Cielo d'Alcamo, che mette in scena un corteggiamento da parte di un corteggiatore molto rozzo, molto popolano, e una donna altrettanto popolana che all'inizio resiste, ma alla fine cede. E l'ultimo verso è piuttosto carino perché non ce l'aspettiamo in una poesia d'antologia, perlomeno d'antologia destinata alla scuola, quindi non è esattamente il mio caso. Alo letto, ne gimo alla buon'ora. Non c'è bisogno, direi, di tradurla. Andiamo a letto al più presto. Ecco, questo era per indicare che non ci sono solo le donne irraggiungibili cantate dai grandi poeti, che pure hanno naturalmente una loro rappresentanza. Però è interessante anche dal punto di vista tematico andare a cercare temi che non sono quelli più usuali, quelli direi che si depositano nella memoria di una persona di 60 o 60 o 70 anni che ha alle spalle i suoi legittimi e spesso anche buoni ricordi di liceo. Ecco, professor Seriani, questa sua risposta è interessante, importante. Mi sono venute in mente mille possibilità, mille domande che vorrei farle in questo momento. Da una parte c'è quest'idea che nella sua selezione di queste 100 poesie che rappresentano la storia della poesia italiana, ecco, c'è l'idea della, come dire, di liberare i poeti e la poesia da una certa sedimentazione scolastica, no? E quindi riscoprire un canone, di proporre un canone diverso, no? Ci sono tanti Carneadi per chi ha fatto il liceo, molti, non tutti ovviamente, perché troviamo Petrarca, troviamo Dante, troviamo Ariosto, Montale, Gozzano, Leopardi, insomma, è una selezione in cui abbiamo molte volte l'occasione di tornare a casa e quindi di Manzoni, di riscoprire, come dire, la lingua e i panorami che la scuola ci ha, e non solo, ci ha fornito e ci ha insegnato. Quindi abbiamo tante occasioni per tornare a casa, ma ne abbiamo ancora di più per riscoprire e destrutturare un canone. E l'idea che, lo diceva lei, professore, cioè i poeti spesso si citavano l'uno con l'altro come appartenenti ad una tradizione, e una tradizione che si pone su una linea temporale diversa rispetto a quella della cronaca, dei fatti che si svolgono lungo il filo del tempo. E Machiavelli che torna a casa, si mette la vestaglia e parla con Tito Livio, che lo sente suo contemporaneo. Insomma, in che misura questa rottura della tradizione, questo far ritornare a parlare i poeti tra di loro, cioè tutto sommato questo libro, ecco, si può leggere come un infinito dialogo della poesia con se stesso, dei poeti tra di loro, che altrimenti all'interno di una storicizzazione troppo forte sembra quasi scomparire. Cioè lei ha fatto rivivere quel senso machiavellico di una tradizione eterna, perenne, che continua, come dire, a essere superiore rispetto al banale scorrere del tempo. Oh, mi farebbe piacere se fosse così, spero che Io ho sia. avuto questa sensazione. Questo è molto rassicurante. Per quanto riguarda il canone, beh, ci tengo a dire che fino al medio Novecento sono presenti tutti i poeti che consideriamo classici e che sono poeti, fra l'altro, che anche a me come personale
esperienza di lettura piacciono molto. Tra i classici che ha citato, ormai aggiungerei anche il Moretti di A. Cesena, che è geniale in alcune soluzioni che così avvicinano alla, non solo alla colloquialità linguistica, ma anche alla usualità di una vicenda familiare col suocero che dopo il lauto pasto e sonnolento e altre cose. E però ho inserito qualche voce diversa o non del tutto prevedibile. Citava prima i barocchi. Beh, secondo me i barocchi sono ancora gravati nell'opinione comune da un giudizio, o meglio da un pregiudizio, perché viene dato prescindendo dalla lettura diretta, di cattivo gusto. Si dice barocco letterario, si dice cattivo gusto. Intanto che sia un'etichetta che non funzioni molto bene, lo ricaviamo dal fatto che il barocco è anche una stagione universalmente ammirata nella storia dell'arte, nell'architettura, lì non parleremmo di cattivo gusto. Se andiamo a guardare le poesie, che possono essere, come è ovvio, più o meno belle, però c'è una rottura del canone tradizionale che a me sembra molto interessante. Pensiamo per esempio alle poesie rivolte a donne che hanno singoli difetti fisici, che non sono affatto poesie caricaturali, sono poesie che innovano un modello abbastanza rigido che è quello che si definiva della descriptio mulieris, della descrizione femminile, per cui i capelli dovevano essere biondi, gli occhi neri, la pelle bianchissima. Ecco, qui invece la bella zoppa di Sempronio è il sonetto di questa serie che ho accolto, ma ce ne sono anche altri. La bella balbuziente, per esempio, di Scipione Enrico Messinese, che non ho inserito, oppure un'altra poesia di un poeta ancora meno conosciuto, se è possibile, il veronese Paolo Abriani, che dà voce ad una balbuziente che parla appunto con questo ritmo mozzo, con questo ritmo sincopato. E non è che ne abbia messi tanti, ne ho messi però 4, forse 5, per dare spazio ad una diciamo tradizione che secondo me è meritevole di attenzione. Al di fuori del barocco, ma sempre pienamente appartenente al Seicento, ho inserito poi un poeta come Redi, che è un nome più noto, fu anche un grande scienziato, Redi, e che nel suo ditirambo Bacco in Toscana dà una rappresentazione vivacissima della ubriachezza di Bacco, che non riesce a completare il discorso, ha l'impressione che tutto ruoti intorno a lui, gioca sul brindisi che si fa col calice riempito di vino e la città omonima verso cui immagina che la nave in cui crede di trovarsi con Arianna sta andando. Ecco, dare una, cercare per carità, di dare una rappresentazione in cui accanto al noto, il 5 maggio naturalmente c'è e non poteva mancare, ci sia l'ignoto. Faccio solo una postilla. I classici classici con la C maiuscola ci sono perché io li ammiro, ma anche perché sono presenti nella memoria collettiva degli italiani. E faccio un esempio relativo ai sepolcri, dove si parla a un certo punto di celeste corrispondenza, di amorosi sensi tra chi resta e i defunti. Bene, questa espressione si trova, si può usare in senso scherzoso, ironico, da parte di un giornalista che alluda alla riconoscibilità dell'espressione. Io cito il brano di un giornalista che parla di corrispondenza di amorosi sensi qualche mese fa tra Renzi e Salvini. È chiaro che si gioca su uno scherzo che però funziona perché chi legge può anche non riconoscere Foscolo, ma capisce che si tratta di una citazione letteraria che ha questo effetto di frattura, questo effetto di scintilla ironica. Ecco, e da questo punto di vista, professor Serianni, se il linguaggio poetico, un linguaggio che ha delle familiarità con il linguaggio magico, ecco, in questo caso noi assistiamo a un percorso magico di un verso, di un'espressione poetica, che si comporta come un meme, cioè come un'unità di significato precisa che utilizza
noi uomini, le nostre letture, per manifestare e propagandarsi nel tempo, mutando significati, essendo poi manomesso in un passaggio che, come dire, anche in questo caso prende un'altra direzione spazio-temporale. E quindi è molto bello trovarsi all'interno di questo ordito che ci offre la poesia. D'altronde questa idea dell'ordito e della piega è un'idea barocca, ecco, forse noi nei nostri tempi il momento barocco è un momento interessante ed eloquente, questa idea di sempre riguardare cosa c'è al di là della piega e di perdersi nei particolari, nelle continue mutazioni. Quindi andare a riscoprire o a scoprire per la prima volta, per esempio, l'importanza dei poeti barocchi in questo caso è fondamentale, ecco, potrebbe essere anche uno strumento per comprendere meglio i nostri tempi. Ma ovviamente la poesia non ha bisogno di avere un fine per essere letta, è domina assoluta, e questo è, come dire, una banale osservazione. Ma professor Seriani, ecco, parlavamo della poesia barocca e poi arriveremo a... le faccio una domanda che serve anche a illustrare il modo in cui è composto questo libro, no? Le sue le decisioni che sono state prese nell'immaginare e costruire questo libro. Cioè la poesia barocca spesso viene dimenticato, poco affrontata, perché è considerata difficile. I poeti utilizzano parole desuete, non sappiamo bene il significato, richiede un grande sforzo, un grande lavoro. Allora, lei com'è, quale scelta editoriale ha fatto? Mi spiego meglio, rispetto alle note a piedi pagina, il tentativo di spiegare le parole. Noi siamo abituati nei manuali scolastici che a volte ci sono commenti giganteschi che uno a seguire parola per parola il significato si perde poi quella prima impressione forte che è del linguaggio poetico, ma nello stesso tempo è necessario dare qualche spiegazione. Mi viene in mente, lei lo scrive nella sua prefazione, che Carducci, quando fece un'antologia scolastica di poesia, rifiutò totalmente le note a piedi pagina dicendo esistono i dizionari che gli studenti e le studentesse vadano a prendersi di questi dizionari e facciano uno sforzo. Ecco, lei dinanzi alla presenza massiccia delle note o annullare completamente le note e lasciare i versi così come sono, nella loro limpidezza e cristallinità. Lei che tipo di scelta ha adottato nel presentare questa antologia, il verso giusto, ecco, la mettevo nel verso sbagliato, il verso giusto, che è destinata a tutti i lettori, ecco, diciamolo pure, non è una lettura destinata agli specialisti, agli studiosi della lingua italiana. Questo è un libro che davvero dovremmo avere tutti in casa e che ci riguarda profondamente, perché è un libro da cui noi siamo parlati. Ecco, che scelta ha fatto, professor Seriani? Allora, intanto è naturale che un'antologia scolastica abbondi in un commento anche molto analitico, starà poi al docente, che è il mediatore culturale rispetto ai libri di testo, a illustrare la poesia senza farla schiacciare dalla erudizione delle note. Quanto a me, io dunque sono ricorso ad una notazione essenziale che naturalmente non ha potuto fare a meno di chiarire gli eventuali riferimenti mitologici, perché forse la difficoltà principale oggi, anche per una persona colta ma giovane, è di identificare automaticamente che di Faon la fanciulla, cito ancora Foscolo, questa volta da Lode, l'amica risanata, è Saffo. Ecco, io mi limito a dire Saffo. Do un po' per scontato che il lettore di questo libro, se anche non sa chi è Saffo, non se lo ricorda, possa facilmente attingere notizie. E poi approfitto delle note per fornire, con sobrietà naturalmente, con misura, qualche osservazione linguistica, perché naturalmente il mio mestiere primo è questo. E allora anche qui faccio un esempio, preso questa volta da Rolli, che è un poeta del primo Settecento, abbastanza interessante nel suo genere, e a un certo punto in una poesia rivolta ad un amico inglese viaggiatore in Italia, lo stesso Rolli passò gran parte della sua vita in Inghilterra come precettore d'italiano dei figli del re. Siamo in un secolo, il Settecento, che è il secolo dell'europeismo, del confronto tra realtà diverse. A un certo punto parla delle ragazze che
questo suo dedicatario ha incontrato nei viaggi in Italia e le definisce ninfe. Ecco, potremmo chiederci perché ninfe. La risposta è semplice, perché ragazza era una parola che in poesia non si usava, si sarebbe usata, cominciata a usare solo alla fine del secolo, e uno perlomeno dei più antichi esempi lo troviamo nel Parini giocoso di poesie di Ripano e Opilino. Anche nella lingua comune, ragazza si affaccia nel Cinquecento. Dante non usava questa parola perché non esisteva. Ecco, poteva dire fanciulle, ma non poteva dire ragazza. Questo è un elemento abbastanza curioso, su cui mi sembrava utile far riflettere il lettore. E su un altro piano, passiamo questa volta ad D'Annunzio, poesia meritamente molto famosa, La pioggia nel Pineto, dove a un certo punto lui dice la figlia dell'aria per indicare la cicala e la figlia del limo per indicare la rana. Ecco, io ho fatto notare che queste formule si ritrovano nell'Ossian, va pronunciato all'italiana, di Cesarotti, questo poemetto ricavato da un falso sostanzialmente scozzese di Macpherson, che ricostruisce queste mitiche vicende di Ossian. In Italia si è diffusa la traduzione di Cesarotti, che è fondamentale per un certo clima romantico, tenebroso, eccetera. E tra l'altro Cesarotti usa proprio questa espressione, figlio dei freni, per indicare il cavallo. Quindi una caratteristica inerente al soggetto che diventa che si esprime attraverso il figlio di. D'Annunzio aveva molte letture, come sappiamo, chi lo sa se si tratta di Poligenesi oppure anche di una fonte. Questo sarebbe stato troppo indicarlo qui, però dare questo suggerimento a questo accostamento non mi sembrava male per cercare proprio, da quello che lei diceva prima, diciamo, contatto con la tradizione poetica, che è ovviamente molto cambiata nel tempo, ma che ogni tanto presenta dei fili che ci permettono di accordare momenti e poeti diversi. Ecco, è esattamente questo l'ordito che si manifesta leggendo il libro del professor Luca Seriani, Il verso giusto. Ed è un ordito in cui, da una parte, lo riassumo, usciamo dallo spazio-tempo, ci riaffacciamo alla tradizione poetica, la poesia eterna dei poeti che continuano a parlare tra di loro. Da una parte c'è la lingua che si muove su altre direzioni, con altre strade, e con grande sobrietà. Il professor Seriani annota, fa, come dire, crea delle piccole piste di percorsi paralleli che il lettore può seguire attraverso gli strumenti e l'inizio, la spinta che il professor Seriani dà a tutti i lettori. E lo abbiamo detto, e su questo vorrei tornare ancora un attimo, professor Seriani, c'è anche il tentativo di rivedere un canone. Ecco, all'interno della sua antologia, per esempio, lei ha meritoriamente dato molto spazio anche alle poetesse, e quindi alla tradizione poetica femminile, no? Che per una tradizione pigra e per certi versi maschilista, sono sempre state un po' dimenticate all'interno delle antologie scolastiche, che è il luogo principale dove donne e uomini incontrano la poesia e iniziano a studiare la poesia. Ecco, ci può spiegare di questa scelta importante, di questo grande lavoro di far rottura della tradizione, di far riemergere invece l'importanza della poesia delle poetesse? Volentieri. Dunque, per quanto riguarda l'età contemporanea, non ho fatto altro che prendere atto della realtà, perché la poesia femminile è una presenza rilevante e assolutamente ineludibile, quali che siano le scelte dell'antologista. Per i secoli precedenti la cosa è meno ovvia, e io ho accanto a Gaspara Stampa, che è riconosciuta come esponente del petrarchismo cinquecentesco, ho inserito anche Isabella Morra, che è una poetessa meno nota, molto interessante, che
morì fra l'altro ad appena 25 anni, uccisa dai fratelli, un esempio se vogliamo di femminicidio dell'epoca, e che in un piccolo canzoniere lamenta soprattutto l'abbandono da parte del padre, che era un diplomatico, l'aveva lasciata e aveva lasciato lei, bambina o ragazza, senza la sua presenza. Ed è interessante, credo, la poesia che ho scelto, rivolta al Siri, cioè al fiume che scorre presso l'attuale Valsinni in Basilicata, che si collega a un grande tema, quello della fiume come simbolo di un territorio, ma anche come carico di una sua proprio simbologia specifica, no? I miei sospiri sien quali, spera il Tevro, l'Arno e il Po, dice Petrarca, per esempio. E alla fine di questa poesia si augura di finire, di morire nelle acque del Siri. E poi un'altra poetessa del passato che ho tenuto a rappresentare è Faustina Maratti Zappi, siamo ancora nel Settecento, e ci sono due sonetti che ho voluto inserire, uno che svolge un tema tipicamente femminile, nella poesia femminile intendo, che è il tema della gelosia. I poeti maschi si lamentano del fatto che la donna sia irraggiungibile, non cede al loro amore, ma non perché ami qualcun altro, questo sarebbe uno smacco intollerabile. Non ama nessuno, quindi neanche me, poeta, che le rivolgo la poesia. Le donne in questo sono molto più dirette, quindi il tema della gelosia, che pure ha dei caratteri abbastanza topici, però è un tema femminile. E poi l'altro sonetto è rivolto ad un tema che non è necessariamente femminile, naturalmente, ma che però la Maratti tratta con particolare intensità, è il dolore per la morte di un figlio bambino. Non è naturalmente solo femminile, perché viene subito in mente Carducci, di Pianto Antico, che pur amando io Carducci, oltre poeti barocchi, non ho inserito, lo diamo un po' per noto, ho inserito un altro sonetto di Carducci, ugualmente molto noto, Funere Mersit Acerbo, sullo stesso tema della morte del figlioletto Dante, ed un'altra poesia meno nota questa volta, Ave, in cui Carducci tocca con delicatezza e con equilibrio veramente classico della morte di un adolescente, figlio della sua amante Carolina Piva Cristofori, Cristofori cantata col nome classico di Lidia, morto a 15 anni di tifo, in cui forse rivive l'antico dolore del padre. Dico questo della morte di un bambino perché per noi oggi è una tragedia di cui difficilmente potremmo immaginare l'eguale. Per il passato, però, era un'evenienza assolutamente messa in bilancio, perché una parte non trascurabile di bambini moriva o in quella che si chiama l'età perinatale, oppure anche nell'infanzia. Su questo chiudo questa risposta. A Roma, dove vivo, nel policlinico, l'antica clinica pediatrica, che ha come epigrafe questa frase: In puero homo. È un latino facilissimo, nel bambino c'è l'essere umano. Ma noi oggi ci chiederemo: ma che cosa vuol dire? Che cosa ci deve essere nel bambino? Certo, non un cane o uno smartphone, per forza c'è l'essere umano. Ma si tratta di un'ammonizione ai medici a curare con particolare attenzione i bambini, perché la morte di un bambino è comunque la morte di un essere umano. Oggi noi veramente non avremmo bisogno di una raccomandazione del genere, che risale a poco più di a un secolo e mezzo fa e che ci fa capire quanto certi valori di riferimento cambino. Ecco, questa sua risposta, professor Serianni, è importante perché ci dà un altro punto di vista in cui noi possiamo leggere, rileggere la tradizione poetica, quello appunto di riscoprire la relatività di certi valori, come si mutano nello spazio del tempo e come siamo arrivati oggi invece a sposarli questi valori. Questa idea della morte del bambino, io guardi qui, io l'ho mostrato prima della diretta, ho la prima edizione del Mondo salvato dei ragazzini di Elsa Morante, che è uno dei miei libri preferiti. Ecco, questa
lei ha deciso, per esempio, qui andiamo verso la poesia contemporanea, di inserire la poesia con cui si apre questo libro di Elsa Morante, un libro che ha molte cose, è un manifesto, è un proclama, è un atto, una chiave magica, come diceva la stessa Elsa Morante. Questo libro si apre con una poesia che lei ha inserito nella sua antologia, che è Addio, in cui Elsa Morante si rivolge a Bill Morrow, questo pittore con cui lei ebbe un rapporto molto stretto, molto forte e molto intenso. E lì è interessante perché lei parla della morte di Bill Morrow e ne parla utilizzando immagini legate all'infanzia. E su questo poi lei, nella breve introduzione con cui per ogni poesia c'è una breve introduzione che riepiloga la vita dell'autore, che dà un po' il senso di questo lavoro, lei punta proprio l'attenzione, cioè chiede a noi lettori di fare attenzione rispetto all'utilizzo di queste immagini infantili legate alla morte di un ragazzo. Infatti, se noi non sapessimo qual è stata l'occasione che ha determinato la nascita di questa poesia, potremmo pensare piuttosto alla morte di un ragazzo, perché Elsa Morante sottolinea questi aspetti e lo fa in genere per il suo particolare modo di percepire l'infanzia e la giovinezza come un mondo di ragazzini, per usare il titolo di un libro a cui lei teneva molto. Lo definì pochi anni dopo come il più bel libro che aveva scritto. Naturalmente non è detto che gli autori ma io sono d'accordo con Elsa Morante, il suo più bello in assoluto. Ecco, ma nella storia che quando uscì di lì a poco nel 74 non piacque in generale ai critici che la giudicarono populista, la storia nasce diciamo nell'esordio della storia c'è una scena di violenza da parte di un giovane soldato tedesco. E Morante usa per riferirsi a questo, che è un prevaricatore naturalmente, che però lei vede nella sua debolezza, tutta una serie di immagini simpatetiche, no? A un certo punto si addormenta dopo aver consumato lo stupro e osserva la Morante, i sogni che poteva fare erano quelli all'incirca di un bambino di 8 anni, no? Cioè questa idea di rappresentarlo anche nel momento della violenza, che naturalmente subisce quella che la Morante chiama la tragedia che dura da 3.000 anni, la storia, c'è anche questa idea di rappresentarlo nella sua fragilità, nella sua debolezza. Questo è un aspetto interessante, tipico del mondo anche narrativo della Morante. Ecco, e questo esempio, professore, è riagganciato al ragionamento che lei ha fatto precedentemente, ci spiega anche come sia possibile ritornare alla poesia, alla lettura della poesia attraverso questa l'antologia che lei ha preparato, appunto anche in una chiave sincronica, non soltanto diacronica, cioè ci sono alcuni temi che poi possono tornare in maniera carsica secoli più avanti in altri contesti, che avendo la possibilità di avere uno sguardo su 100 poesie scelte dalla tradizione italiana possono emergere molto facilmente, quindi questo ci spiega che sono possibili, davvero possibili, tanti percorsi di lettura. Ecco, non è necessariamente un libro che si può leggere in maniera consecutiva, no? Cercando di vedere nel tempo come è cambiata la poesia italiana, ma si possono trovare all'interno di questa tradizione dei portali spazio-temporali in cui certe immagini, certe metafore, certe sensibilità risuonano tra di loro al di là del tempo che è trascorso tra di loro. A me questo sembra, questa possibilità di vivere un'uscita dal mondo, mi sembra una delle grandi chiavi per leggere il suo libro, e che il suo libro ci offre perché con la scelta di 100 poesie, davvero una scelta intelligente di 100 poesie, beh, questo ci dà tutti la possibilità di trovare percorsi, di utilizzare queste poesie anche come macchina per pensare. Professore, ma ci vuole spiegare qualcosa di più sul criterio con cui lei ha selezionato queste 100 poesie? Perché è ben complicato, io non oso immaginare le nottate,
le telefonate magari di colleghi, amici con i quali lei magari si confrontava in questa scelta, dicendo: no, professore, ma devo aggiungere questa poesia, questo poeta, perché non l'ha fatto? Ma quello è più importante di quell'altro. Io personalmente me la sono un po' presa perché non c'erano i sonetti di Tommaso Campanella, che per me sono un vertice assoluto. Ma insomma, la selezione, lei nella prefazione, l'ho detto prima, risponde in maniera molto sobria, ironica, intelligente a tutte le possibili obiezioni. Ecco, ma quest'idea di selezione, ecco, com'è stata e su quali criteri lei ha lavorato e si è mosso? Allora, un criterio è quello di considerare comunque, di rappresentare comunque i poeti classici per comune riconoscimento anche quanto ad altezza artistica. Su Dante non ci piove, il caso di dire, no? Come scriverei nella prefazione, Dante. Cioè. Dante, certo. Quindi è tale anche per me. L'altra è quella di rappresentare vari generi, quindi c'è la poesia giullaresca, col detto del gatto lupesco, che è anche un testo abbastanza interessante, insolito per la nostra sensibilità, per le nostre conoscenze. C'è la poesia, ancora restiamo nel Medioevo, la poesia religiosa con Jacopone da Todi. E quindi c'è l'idea di una rappresentanza sufficientemente varia, perché la poesia può dire tante cose e può anche scherzare. Ovviamente viene subito in mente Ariosto, per cui ho scomodato lo splatter nella scena che ho così ospitato di Orlando impazzito, che fa stragi inverosimili uccidendo tutti quelli che gli capitano a raggio sotto le mani. E poi ci sono anche altri poeti che insistono sull'elemento del gioco. Quindi rappresentare il più possibile una varietà di voci e naturalmente poi fondarsi, questo era inevitabile, anche sul mio personale, quindi discutibilissimo, gusto di lettore. Questo gusto è discutibile in assoluto, diventa assolutamente eccepibile per quanto riguarda il secondo Novecento. Direi che fino a Caproni possiamo tutti essere d'accordo. Dopo Caproni si apre un baratro, perché un po' non c'è nessun canone prestabilito, un po' sono io stesso, come esperienza di studio, che mi muovo meglio nell'Ottocento o nei secoli precedenti che non nel contemporaneo. Quindi confesso anche che alcune scelte sono dettate dal limitato raggio delle mie conoscenze. Detto questo, sono così, mi offro come un doverosamente San Sebastiano alle frecce che mi possono essere scoccate, su tutto naturalmente, non sono io a dire su che cosa, ma su questa scelta dei contemporanei che sarebbe stata comunque eccepibile. Ci tenevo però a chiudere con dei viventi. L'ultimo poeta antologizzato, il numero 100, è Enrico Testa, nato nel 1956. Questo per rappresentare un percorso ancora in atto, ed è lo stesso motivo per cui nell'introduzione cito anche poeti che non sono letterati. Cito due studiosi molto affermati nei loro campi, l'economista Tutino e il fisico Doppliker, ma alludo anche ai poeti della domenica, che certamente loro stessi per primi non pensano di, suppongo, di sfidare di mille secoli il silenzio, torna ancora Foscolo, ma che però dedicano alla poesia tempo, impegno e anche passione. Questo secondo me è un elemento importante dal punto di vista sociologico, se posso dire, perché se la poesia non interessa più a nessuno, allora davvero dobbiamo prendere atto che è morta. Se invece interessa ancora, e anche se una parte notevole di quelli che scrivono poesia non fa della buona poesia, ma questo avveniva anche nel passato, non è che nel passato chiunque scrivesse un sonetto imbroccava la strada giusta. Ecco, questo è un segno, direi, di vitalità ancora della poesia, che la poesia ha ancora qualcosa da dirci. E infatti, professor Seriani, nella sua prefazione, una delle parti proprio più dolci è la parte finale, in cui lei dedica spazio proprio a dare
una carezza ai cosiddetti poeti della domenica, no? A questi meravigliosi, a volte disastri letterari totali, ma che mantengono appunto forte, vivo, questa esigenza di espressione più potente, no? Più autentica, e che comunque viene continuamente cercata. E poi, certo, è la storia, il canone a decidere chi ce la fa, chi non ce la fa, chi potrà riemergere. Ma insomma, i poeti si pongono da un'altra parte della storia e hanno pazienza e tempo. E questa carezza che lei dà è molto bella, ma come anche la carezza che le è dato, per esempio, un grande poeta come Toti Shaloia, che lei ha voluto inserire nell'antologia, no? Questo è, insomma, quindi è un libro, questo, Il verso giusto, questa antologia di 100 poesie italiane scritte dal professor Luca Seriani per La Terza, è un libro che è pieno di sorprese, è pieno di divertimenti, è pieno di carezze, è pieno di stupori, è pieno a volte di pagine molto dolorose, ecco, tutte presentate però con quella sobrietà, con quel senso della misura che è una delle regole del linguaggio poetico per definizione. Quindi è un libro che si muove, come dire, è un'antologia, ma è un'antologia non solo poetica, perché all'interno contiene delle poesie, ma è un'antologia poetica nel suo modo di porsi, ecco, nella misura, nel garbo con cui si presenta ai lettori e al giudizio dei lettori e al piacere dei lettori. Professor Seriani, io sono molto felice di averla rincontrata, di aver fatto questa conversazione con lei. Leggete Il verso giusto e ringraziamo anche la casa editrice La Terza che ci ha ospitato. Certo, e ringraziamo anche tutti quelli che si sono connessi. E ovviamente ringraziamo tutte le persone che si sono connesse. Grazie professore, grazie. A prestissimo, e grazie a tutte le persone che ci hanno seguito. Arrivederci, grazie.